Per lega ambiente, quella di riaprire Navigli può essere effettivamente un'occasione, se non si rimane vincolati solo a quelli che sono gli aspetti paesaggistico-architettonici, che molto spesso sono quelli sopravvalutati o portati avanti con maggiore entusiasmo. La riapertura dei Navigli può avere invece un senso anche dal punto di vista economico, perché comunque si prevedono, insomma, massicci investimenti per riuscire a completare i primi 2 chilometri. Solo i primi 2 chilometri ipotizzano 150 milioni di euro di investimento, quindi è una cosa molto importante. Perché ci siano delle reali ricadute per la città, quello che chiediamo noi è che all'interno di un piano direttore delle acque superficiali che sancisca un quadro generale delle acque di tutta Milano e anche e non solo di Milano, quello che chiediamo è che la cerchia dei Navigli assuma un ruolo che le era proprio nel passato, ovvero quello di essere una cintura che riesca a mettere in collegamento diversi bacini idrografici sotterranei alla città, sono quelli del Seveso e dell'Ambro. Quindi non solo la riapertura dei Navigli come con funzione paesaggistico-fruitiva, ma anche con altre funzioni. Quella innanzitutto di essere un'infrastruttura verde-blu, capace di svolgere appunto diverse funzioni. Per cui innanzitutto la capacità di offrire recapito alle acque bianche, per esempio. Così come poter recapitare sempre in questa cerchia, per esempio, le acque che vengono dai nuovi sistemi di riscaldamento legati alle pompe di calore. Un'altra cosa che ci piacerebbe fosse insita sempre in questo progetto è quello di riuscire a recuperare acqua, per esempio, dalla cerchia per irrigare tutte le aree verdi e gli orti di Milano, ovviamente in prossimità dei corpi idrici.